come promesso, eccomi qua a dirvi i motivi per cui non faccio più tanti video. Allora, vorrei ricominciare a creare tutti quei format che vi ho sempre promesso, ma non ho mai tempo, sono molto molto indaffarato. Allora, ci sono tantissimi progetti, qualcuno già lo conoscete. Il primo è la collaborazione con Radio Veronica, tutti i mercoledì dalle 9 alle 10, nella rubrica, nel programma Coffee and Soul, c'è una rubrica dedicata al cinema, in cui per quasi tutta l'ora della puntata noi parliamo di un film e vi facciamo sentire le musiche che sono contenute in quel film. Abbiamo parlato di Django Unchained, abbiamo parlato dei Blues Brothers, abbiamo parlato dei Ghostbusters, abbiamo parlato di Spider-Man 2 di Sam Raimi, abbiamo parlato di un sacco di film che hanno delle musiche molto pop e molto belle da mandare in onda in radio. Quindi questo è un progetto a cui tengo molto, perché è un'idea mia e sono riuscito a canalizzarla proprio su Radio Veronica, che ringrazio tra l'altro e vi consiglio di seguirla. Potete ascoltarla in tutto il paese, nonostante sia una radio locale, sia una radio pesarese. La potete ascoltare scaricando la app Radio Veronica oppure ascoltandola in streaming cercando le frequenze. E qua sotto vi lascio i link appunto per poter visitare il sito e per poter cercare anche l'app, che la scaricate passando tramite il sito www.veronica.it o tramite chiaramente quelli che sono gli app store vostri, quindi o l'app store della Apple oppure il Play Store della Samsung. Quindi questo è il primo progetto. L'altro progetto, chi mi ha tra i contatti privati lo sa, sto collaborando con Rossini TV. Anche questa è una televisione locale, una televisione pesarese, Rossini, dal caro Gioacchino. Nel logo trovate la sfera grande di Arnaldo Pomodoro, che è uno dei monumenti di riferimento della città. Ed è una collaborazione piacevole. Sono lì come operatore di ripresa e montatore video, forse anche presentatore, ma ve ne parlerò quando avremo un progetto ben definito e quando partirà. Gli speciali sono molto apprezzati, sono molto contento di questa collaborazione e sto imparando tanto, sto reimparando tante cose, perché chiaramente quando fai cinema, studi cinema, se però non lo metti in pratica è inutile studiare cinema, perché non metti in pratica. Quindi riavere la telecamera nelle mani anche solo per fare degli speciali televisivi, che per qualcuno dice vabbè è una cazzata, sono speciali, non è una cazzata. Io mi sono trovato ad approcciarmi ad un mondo che non conoscevo per niente, che è il mondo della televisione, il mondo delle tempistiche, il mondo del dover andare in loco e comunque fare delle inquadrature belle, anche in situazioni non così fortunate, ok? Ci sono, cioè, la differenza col cinema principalmente è questa: devi trovare un modo di fare delle belle inquadrature e un bel servizio avendo a disposizione pochissimo tempo e un'improvvisazione non indifferente. Nel cinema molto spesso prepari l'inquadratura, prepari il set, allestisci il momento, in televisione non lo fai, soprattutto quando lavori in queste piccole realtà. Chiaramente stiamo parlando di speciali televisivi e non di programmi televisivi. Il programma televisivo viene più preparato, e quando stiamo parlando della Mediaset in quel caso, quindi quello è un altro discorso ancora. Qui io invece mi sto approcciando a questo mondo, mi sto divertendo tantissimo, sto riprendendo in mano la videocamera, sto lavorando con le persone, sto conoscendo nuove persone, sto facendo il mio in maniera abbastanza professionale. Loro sono contenti, io sono contento, quindi non posso dire niente. Però chiaramente mi porta via del tempo e faccio fatica a portarvi i miei contenuti sul canale YouTube. Se siete curiosi di vedere qualche mio speciale, vi lascio i link dei miei preferiti qua sotto, e comunque trovate anche il link della pagina Facebook di Rossini TV e del sito internet di Rossini TV, quindi trovate tutti i link delle cose di cui vi ho parlato proprio qua sotto. Io ho delle idee legate a quello che è il canale YouTube e dei progetti che vorrei portarvi qua, però questo è un po' il motivo, insomma, per cui poi mi sono messo anche a fare un lavoro legato al mondo dei viaggi, ma di questo magari ne parlerò con molta più calma, perché le cose sono tante. Ecco, insomma, mi ritrovo a fare davvero tante cose che mi stanno dando tante soddisfazioni, però chiaramente devi lasciare
indietro delle cose, e una delle tante è questo canale YouTube che faccio fatica a seguire, perché portare dei contenuti su YouTube significa andare al cinema e vedere le cose significa avere il tempo per vederle, e non avendo il tempo per vederle io di che cazzo mi parlo sulla telecamera? E questo è un po' il problema, ok? Quindi così, Rossini TV e Radio Veronica, viaggi, non viaggi, polizze, non polizze, perché sto continuando anche a fare qualche polizza qui e là, insomma, i lavori sono tanti, i lavori sono belli, cioè è un momento prolifico, è una cosa bella, sono molto, molto soddisfatto, quindi volevo dirvelo perché credo di avere una responsabilità nei vostri confronti, anche se mi state seguendo solo per amore, soprattutto perché mi state seguendo solo perché siete innamorati di me, è chiaro che io sia quasi obbligato a dirvi cosa sto facendo. Ma perché non fai più i video? Perché non fai più video? Veramente io i video li sto facendo, solo che li sto facendo per Rossini TV. E niente, tutto qua. Spero di riuscire a gennaio a portarvi un paio di format che ho in mente di fare, ma state tranquilli che il canale non lo abbandono, perché mi interessa continuare a parlare di cinema. Sto cercando semplicemente la strategia giusta per poter continuare a parlare di cinema con voi, senza però dover essere obbligato ad andare a vedere per forza l'ultima uscita, perché uno dei tanti problemi di oggi è che al cinema, ragazzi, non c'è niente. Ma io per fare un video su YouTube devo andare a vedere Animali Fantastici di Grindelwald, non mi interessa, cioè, parliamo un po' di cinema, ok? Parliamo di cinema, anche oggi, che bello, anche in questo video. Non mi interessa andare a vedere Animali Fantastici perché devo fare il video su YouTube, perché, cioè, i film di oggi sono brutti, in questo periodo in sala non c'era niente. Ho perso Lucky perché i film belli li tengono una settimana e se in quella settimana c'hai da fare, non ci vai al cinema. Ho perso tanti film, ho perso Tony all'epoca, cioè ho perso tantissimi film. Vado a vedere Ant-Man and the Wasp perché devo fare video su YouTube, perché è l'unico film che sta in piedi un mese, lo Schiaccianoci e i Quattro Regni e Macchine Mortali. Ma ragazzi, cioè, veramente, di cosa stiamo parlando? Non c'è più niente in sala in questo periodo. E uno dice, perché non fai più i video? Ma io il materiale, dove lo recupero per fare i video? Uno dice, vado al cinema, che bello vado al cinema, ma se tutte le volte devo parlare di film inutili, di che cosa parliamo? Andiamo a vedere le uscite di Natale, di questo, uscite al cinema, dicembre 2018. Andiamo a vedere un po' quali sono le uscite di questo 2018 e vediamo se riuscirò a vederne qualcuno, insomma, cioè Lontano da qui, un piccolo favore. Macchine Mortali, wow, Il Testimone Invisibile, lo Scamarcio, La Donna Elettrica, Alfa, La Casa delle Bambole, cioè capite di cosa sto parlando? La Prima Pietra, per carità, La Prima Pietra, vabbè, La Prima Pietra uguale. L'Uomo che Rubò Banksy, che cos'è, un docu? È un docu? Che cos'è? Questo non lo conoscevo. Non lo vedo. Produzione Nexo Digital, non vedo il genere. Comunque andiamo avanti. Calcutta, Dinosaurs, produzione Italia, Svizzera, Francia, che è un documentario anche questo. Roma di Cuarón, di cui abbiamo già parlato, vi lascio il link qua nelle info e anche nel box sotto. L'Appartamento, Un Piccolo Favore, di nuovo La Donna Elettrica. Capri Revolution di Mario Martone, potrebbe essere una cosa bella. Il Ritorno di Mary Poppins, Il Destino degli Uomini. Old Man and the Gun, magari un'occhiata ce la do, e adesso mi ha ricominciato a vedere Amici come prima, ragazzi, cioè, ma io potrò andare al cinema a vedere Amici come prima e Bumblebee. Cioè, uno, allora, voi dovete capire che quando uno, ma sicuramente lo sapete, quando uno è straimpegnato tutto il giorno, torna a casa la sera, non è che tutte le sere c'ha proprio voglia di guardarsi i film di Bergman, no? Non è che tutte le sere c'ha voglia di guardarsi i film impegnati, che comunque richiedono una certa attenzione per essere visti, altrimenti non te li godi. Quindi a volte uno, un attimino, qualcosa di leggero ma fatto bene, vorrebbe vedere. Cosa vai a vedere? Bumblebee. Cioè, cosa vai a vedere? Il Ritorno di Mary Poppins? Vabbè. Moschettieri del Re, un'altra volta, però di Giovanni Veronesi. Quindi è italiano, va bene, ok, perfetto. Insomma, io non sto vedendo, capito, niente di... Ah, fonte mymovies.it, è giusto citarla. Quindi io non sto trovando niente di interessante in questo cinema, per cui faccio anche fatica a decidere un film di cui parlarvi.
Quindi, oltre a tutto quello che ho detto prima, sto cercando il format giusto, ripeto, per portarvi dei contenuti che non mi vincolino a vedere ste cacate. È un po' questo il discorso. Perché io sono sempre contrario al fatto di dover per forza far pubblicità a film che ragionano in questo modo. E mi hanno suonato il campanello. Quindi io adesso vi saluto, vado ad aprire il campanello, la naturalità della vita e del cinema. Buon cinema a tutti. A presto.